scusate, e quando i nonni vogliono sostituirsi ai genitori, probabilmente hanno un grosso senso di colpa. E quindi si mettono in quella posizione che vi dicevo. Provo a utilizzare tuo figlio per chiederti scusa, perché non sono in grado di chiederti scusa. Quindi faccio con lui quello che non ho dato a te. Ritorniamo al fatto che probabilmente il problema è qui, e qui va risolto. Se no il bambino diventa strumento di una storia che non gli appartiene, che non lo riguarda, semplicemente. Ok? E se come genitori sopporti a lungo e poi invece vorresti chiarire di nuovo le posizioni, come fai? Ci parli. Risolvere questa posizione si fa con il dialogo. Io una cosa che vedo è che tutti i genitori vorrebbero dei figli che una volta cresciuti gli raccontino, sì, possano portare tutte quelle che sono le testimonianze della loro storia. Cioè io cresco e ti racconto la mia versione e ti dico quello che sento, però noi non siamo in grado di farlo con i nostri genitori, ancora li temiamo. Se i nonni non ascoltano e accusano, adesso arriviamo a tutto, Paola, perché infatti questa è una cosa che succede. Allora, togliamo un attimo il bambino, visto che sto capitolo si è aperto, proviamo a risolverlo. Se qui c'è un non detto, un non risolto, un non chiarito, cosa succede? Allora, io da bambino, se non mi sono sentito visto, e se ho ricevuto, se vuoi, mettiamo dei genitori rigidi, dei genitori che avevano una certa visione impostata, molti di noi derivano comunque da storie educative di una certa rigidità, anche perché il contesto socio-culturale ha mandato avanti un'educazione più rigida, direi, più autoritaria, più basata sul dovere, sul senso di responsabilità, che in realtà era senso di colpa, cioè un'altra sfumatura, sul, ecco, devi fare delle cose perché poi questo ti servirà, insomma, un'educazione basata sul adesso non ascoltare quello che senti, perché lo so io quello che è importante per te. Questo bambino che è cresciuto con lo so io quello che è importante per te, ha accumulato esperienze in cui non si è sentito ascoltato. Ha accumulato esperienze in cui ha percepito che la propria voce non l'ascoltava nessuno. Ha accumulato esperienze in cui è stato costretto a mettere a tacere le proprie percezioni, i propri bisogni, i propri sentimenti per riuscire a mantenere un legame d'amore qui. Un bambino quando nasce sa che per sopravvivere ha bisogno di questo amore. Un bambino da solo non sopravviverebbe. Un bambino nasce prematuro, ok? Quindi io ho bisogno che tu mi ami perché così io sopravvivo. Fisicamente e psichicamente. E sono disposto a mettere a tacere la mia voce e mandare avanti la tua, ma incorporo dentro di me rancore, rabbia, frustrazione, senso di impotenza. Finché non li sciolgo, quelle come se fossero. E immaginate, ecco, io lo immagino come un olio esausto. Immaginate la bottiglia che ha l'olio esausto fino a qua, cioè rimane pochissima capacità. Immaginate che tutto il rancore, la frustrazione, il senso di impotenza e il non ascolto rimane qui, ok? Non va da nessuna parte. Immaginate questo come tutta la vostra capacità di sostenibilità emotiva. Se fino a qui siete pieni di olio esausto e quassù entra l'acqua, che è la vita quotidiana, se l'acqua entra piano piano, voi state tranquilli. Se l'acqua entra con un'intensità un po' più forte, si mischia con l'olio e passato, presente e futuro iniziano a intrecciarsi e succede un gran casino. Per riuscire a sbloccare questa situazione, dovete prendere in carico la vostra infanzia, ossia dovete riuscire a riportare alla luce la vostra narrazione. Il problema è che molti adulti, se gli chiedi come erano da bambini, non lo sanno. Ti raccontano quello che gli adulti gli hanno detto che erano, ma è cosa ben diversa dalla propria narrazione. Ok? Perché io ti posso dire, tu eri un bambino capriccioso, tu eri un bambino agitato, tu eri un bambino, non so, agitato, e te mi puoi dire no. Io ero un bambino che sentivo che nessuno mi vedeva e cercavo di farmi vedere. Io ti posso dire, eri un bambino tranquillissimo, eri un bambino bravissimo, ti posso dire no. Io ero un bambino che sentiva la vostra sofferenza, il vostro peso interiore, i vostri dolori e ho cercato in tutti i modi, attraverso le mie azioni, di farvi stare meglio. Mi sono sentito caricato di aspettative, mi sono sentito caricato di attese, mi sono sentito caricato di un peso che non ero io che dovevo portare. Ok? Quello che bisogna fare come adulti, ecco, è riprendere e recuperare questa narrazione. Ed è un atto dolorosissimo. Riprendere in carico il bambino che siete stati, secondo me, è una delle cose più dolorose che c'è. Perché
perché si riapre tutto quel pentolone di dolore che avevamo chiuso, che pensavamo che avevamo sigillato, e invece saprete ancora lì che bolle, col fuoco acceso e vivo. Ma è l'unico modo per riuscire a guardare i vostri figli, perché altrimenti i vostri figli, come dicevo prima, creeranno tutte situazioni che in voi creeranno una risonanza con quella vostra esperienza infantile e riverserete su di loro quello che non è stato chiarito qui. Quindi, come sbloccare? Riprendete in carico la vostra narrazione. Come fare? Allora, io consiglio di utilizzare moltissimo la scrittura. La scrittura è uno dei mezzi più potenti per l'autobiografia. C'è un professore dell'Università di Los Angeles, è un neuroscienziato, si chiama Siegel, che sostiene che la scrittura è il mezzo più potente autobiografico perché riesce a collegare i due emisferi e quindi attraverso l'utilizzo di questo strumento riusciamo a far uscire pensieri più nascosti, riusciamo ad attingere a una memoria più remota, più profonda. Noi non ci siamo dimenticati le cose della nostra infanzia, non le abbiamo negate e momentaneamente messe in stand-by per evitare il dolore che ci fa, che ci deriva dal vederle, ok? E Siegel dice scrivete, 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 perché scrivendo vedrete che vi vengono fuori. Un esercizio che vi faccio fare durante i corsi e che invito le persone a fare è semplicemente questo. Lo potete fare in qualsiasi momento. Prendete un foglio, prendete un cellulare che vi faccia da timer, ok? Per 10 minuti dovete solo scrivere. Non dovete pensare, dovete sentire, che è una cosa diversa. Scrivete senza fermarvi mai. Mettete il timer a 10 minuti, ok? Finché non suona, voi scrivete. E la lettera la iniziate così. Ad esempio lo faccio io. Cara Emily bambina, adesso ti racconto quello che hai sentito. Dovete restituire a voi stessi la verità della vostra storia. Non c'è nessuno che vi dirà è vero che soffrivi, siete voi che ve lo dovete dire. È vero, sono stato male, è vero, non c'ho bisogno che me lo dici te, perché io mi arrogo il diritto di essere un adulto e dirmelo da solo. Non sto aspettando che dici mi dispiace, ma non è perché ti scagiono, ti giustifico o prendo il tuo senso di colpa, ma perché non mi interessa più. Essere adulti significa accettare il passato. Che non è giustificare il passato, non è neanche perdonare il passato, non è neanche negarlo, è accettarlo, punto. Solo se io l'accetto riesco a fare il passaggio. Quindi per 10 minuti scrivete, non pensate a quello che state scrivendo, ma lasciate che le parole scorrano. Se riuscite a non pensare, ma solo a sentire, veramente dovete scrivere qualsiasi cosa vi viene in mente, anche se non vi viene in mente, è arrivato il primogenito, ok, anche se vi viene in mente non so cosa scrivere, non so cosa scrivere, sento caldo, sento freddo, mi formica nel braccio, scrivete tutto e poi alla fine ve la riascoltate, ve la rileggete e vedrete che scoprirete cose che non vi eravate accorti di aver scritto. E questa attività potrebbe anche far sì che in voi si inizino ad aprire delle crepe, delle brecce, e nei giorni successivi potreste avere dei flashback della vostra infanzia, ok? Una volta che avete recuperato ecco la vostra narrazione, restituitela a questa persona. Io cerco di viaggiare molto per immagini, per capire bene le cose io e per cercare di passarle alle persone che mi stanno accanto. Bevo un goccio, adesso vi dico un'immagine. Una delle immagini che io ho cercato di costruire per immaginare come avvengono le trasmissioni anche dei pesi genitoriali è: immaginate che eravate piccoli e se eravate in montagna con questo che è questi sono i vostri genitori, uno ne aveva le due, e questi avevano degli zaini pesantissimi, pesantissimi, arrancavano, e voi eravate belli freschi, ok? Nuovi alla vita, senza nessun peso. A un certo punto avete visto i vostri genitori che erano affaticati, avete detto dammi un peso. Il genitore all'inizio non ve lo voleva dare e poi alla fine ve l'ha dato. E voi avete continuato a camminare con un peso che non era più il vostro. Ma sopra si è aggiunto tutto il vostro. Questo era sempre affaticato e voi non avete mai avuto il coraggio di ridarglielo. Poi a un certo punto voi eravate affaticati e arriva, scusate, crolla tutto, e arriva vostro figlio e il vostro figlio vi dice ti vedo affaticato, dammi i pesi, dammene uno di zaino, lo porto io, sono fresco, leggero, non ce n'ho neanche uno. È così che si passano i pesi genitoriali, generazionali. Quindi quello che dovete fare è ridare a ciascuno il suo peso. Io ti racconto la mia versione dell'infanzia. E non mi aspetto che tu mi dica, oh che bello tesoro, finalmente, adesso con 60 anni, 70 anni, sei venuto e mi hai raccontato quello che hai percepito.
questa persona potrebbe arrabbiarsi, ma qui dobbiamo entrare in profonda empatia e rispetto. Dobbiamo riconoscere che anche qui c'è un dolore che deriva da quello che c'era dietro, ok? Questi sono i suoi genitori. Anche qua dietro ci sono dei genitori con cui forse questo qui non ha risolto delle cose e se li riporta nella relazione. Ma io riconosco che tu sei adulto, io sono adulta e ognuno è in grado di gestire la propria storia. Ognuno è in grado di gestire con gli strumenti interni che ha le proprie esperienze emotive. Ok? Quindi io ti restituisco quello che ho vissuto e non lo faccio per te, lo faccio per me. Perché è fondamentale che qualcuno, a questo bambino interiore che dentro ancora c'è, gli dica: tesoro, quello che hai sentito era tutto vero. E adesso io ti faccio da testimone consapevole. Questo è quello che nei libri di Alice Miller troverete. Alice Miller, poi ne parleremo, è stata una psicoterapeuta svizzera fantastica, meravigliosa, che ha studiato per tutta la vita cosa succede una volta diventati adulti sulla base di quelle che sono le modalità educative ricevute durante l'infanzia. E lei sostiene, ecco, che è fondamentale che il bambino incontri almeno un testimone consapevole. C'è una persona che gli dica: io so quello che... mi sentite? Ok, una persona che dica: io percepisco quello che senti, io riconosco il tuo dolore e solo in quel modo tu lo puoi lasciare. Quindi scrivete la lettera e restituite ai vostri genitori la vostra narrazione, sapendo che qui ci potrebbe essere, come ha scritto Paola, percezione che non ascolta o accusa, è una modalità difensiva per proteggersi dal dolore. Ognuno di noi ha costruito delle modalità autodifensive per proteggersi dal dolore che ha ricevuto durante l'infanzia, ok? Se i genitori non ci sono più, gli scrivi una lettera, la lasci al cimitero, perché è per te soprattutto che lo fai, Valeria, ok? Se riesci a farlo per te, allora cambia qualcosa in tutti quelli che stanno intorno. Se uno ce l'ha vivo, io lo riporto semplicemente. Se non c'è più, lasci una lettera. Dentro di te deve avvenire il cambiamento, ok? Ma se io riesco a riconoscerlo a me stessa, come di far arrabbiare o dispiacere il genitore? Senza, aspetta, ha scritto. Se io riesco a riconoscerlo a me stessa, senza, per evitare, ma per evitare di far arrabbiare il genitore. Cioè, quello che mi stai dicendo, via 087, è: se io riesco a riconoscerlo, posso anche non andargliela a dire? È questa la domanda? Ok. Io consiglio di farlo. Perché io come madre, sinceramente, allora, io ho due figli, uno di 2 e uno di 12 anni. Io come madre mi auguro che mio figlio riesca a riconoscermi come individuo che può trasformarsi ed imparare a stare nel cambiamento finché non muore. E io credo che tutto quello che noi pretendiamo dagli altri dobbiamo essere in grado di farlo prima di tutto noi stessi. Cioè, io se voglio questo che da mio figlio devo essere in grado di farlo, quindi riconosco il mio genitore come una persona in evoluzione costante per il fatto che è viva, ok? È una definizione di esistenza, il mutamento. Quindi riconosco che quello che ti sto portando non è qualcosa che ti uccide, è qualcosa che potenzialmente ti fa crescere. E se io penso, non te lo dico perché ho paura di spiacerti o di farti arrabbiare o di farti sentire male, sì. Solitamente questo significa che io ho incorporato molto senso di colpa, cioè la mia bambina pensa che le mie azioni possono creare sofferenza in te. Quindi se io penso questo, è proprio il caso di andarlo a fare. Ok? Cioè non dovete temere che create sofferenza in questa persona. Se questa persona ha utilizzato il senso di colpa come dinamica relazionale, è la sua storia, non deve diventare la vostra. Ci sei, viaggiare 87? È chiaro?